insomma, insegnamento, da domani lavora. Finiamo di fare questo. Il faraonico progetto di Piazza degli Etruschi, presentato nel 2012 e mai realizzato, presenta un conto da 361.000 euro. È questa la cifra che il Consiglio Comunale, tenutosi ieri, ha dovuto liquidare come debito fuori bilancio a favore dei proprietari del terreno sul quale si sarebbe dovuto realizzare l'intervento, chiamato nelle intenzioni dei suoi ideatori a connettere il centro e la zona che ha come fulcro il museo archeologico. A rendere non rinviabile il pagamento, l'atto di precetto indirizzato al comune da parte del legale dei proprietari dell'area. In termini pratici, noi abbiamo ritrovato un debito al quale i cittadini devono sapere non possiamo non votare, quindi siamo obbligati per legge, che si riferisce all'acquisizione di quell'area dove sta il museo, praticamente tra la chiesa e il museo. Piazza degli Etruschi, esatto, diciamo, per intenderci. È una zona che il 2012, l'amministrazione del 2012 del tempo aveva intenzione di acquisire. Avevano pattuito un prezzo, ma non essendoci e incontestualmente avevano pattuito un fitto mensile di circa 10.000 euro fino all'acquisto, diciamo, quindi all'acquisizione da parte del comune di questo terreno. Il problema è sorto perché il comune negli anni non è riuscito a reperire delle cifre per poter acquisire il terreno e quindi i proprietari hanno fatto, in riferimento al contratto stipulato con il comune, hanno chiesto questa cifra relativamente al fitto. Questo fitto, tra l'altro, che abbiamo contestato anche in Consiglio Comunale, non, all'epoca quando è stato previsto questo accordo, chiamiamolo... La questione peraltro si chiama indennità di occupazione. Questo suolo da parte del comune non è stato mai utilizzato e soprattutto queste cifre non erano considerate delle cifre da scomputare dal prezzo, quindi politicamente un'acquisizione di un'area senza avere le risorse necessarie per acquisirlo, quindi un controsenso politico. E oggi tra l'altro ci ritroviamo in Consiglio Comunale dove il sindaco di quell'epoca non vota il debito fuori bilancio, quindi un'azione fatta da loro non viene riconosciuta politicamente. Poi i fatti amministrativi e tutto quello che c'è intorno, quindi una causa giudiziaria, non entriamo nel merito perché noi dobbiamo gestire l'aspetto politico. Politicamente abbiamo dovuto accettare di votare questo debito fuori bilancio per una scelta assolutamente sbagliata. Il sindaco ha una pratica ben chiara. È capace di responsabilizzarsi, di non assumersi quindi le sue responsabilità, di attaccare sempre in modo demagogico l'avversario o la storia politica amministrativa di questa città senza mai arrivare a quella che è la centralità della discussione. Io sono favorevole all'acquisto della Piazza degli Etruschi, la ritengo centrale e rispetto a questo ho chiesto al sindaco di adoperarsi per trovare una soluzione stragiudiziale e che ci sono tutte le condizioni, però il punto centrale, il sindaco vuole acquisire quell'area, noi siamo per un accordo stragiudiziale, siamo per arrivare a divenire ad un accordo che metta al centro l'acquisizione di quell'area. Non abbiamo avuto purtroppo la forza finanziaria di poter acquisire quell'area. Oggi ci sono le condizioni finanziarie per poterla acquisire. Il triennale 2019-2021-2022 possiamo avere la forza per poter acquisire quell'area.